buongiorno notturni. Cioè, questo è tanta roba. A proposito, io sto andando all'Xplay, praticamente è cominciato il mio piccolo viaggio da un sobborgo di un posto dove Fastweb non ci arriva, anche se a 4 km di distanza c'è la fibra ottica, però va bene. Andiamo all'Xplay e andiamo a informarci meglio su chi c'è oggi. Dentro ci dovrebbero essere FaviJ, Imates e Joker. A quanto pare abbiamo soltanto queste poche informazioni. La Let's Play per giunta non ci dice esattamente dove si trova. Ci dice soltanto che si trova a Guido Reni. E noi andiamo a Guido Reni, via Guido Reni, davanti al Maxi. Sto registrando, sì. Fa un po' freschetto, quindi ho dovuto mettere la cosa per la mia chiappallata. Allora, il primo obiettivo per arrivare a Guido Reni è prendere il primo autobus, il primo metro, dipende da dove vi trovate. Io in questo caso sto camminando verso un tram che mi porta direttamente a Termini. In poche parole, dobbiamo andare a Termini, ricordatevelo ragazzi, a Termini. Poi prendere un trenino che si trova, un trenino che mi sembra sia il 2 da Termini, e nel caso vi faccio sapere meglio, perché anzi vediamolo insieme sul cellulare, tanto l'ho messo qui da qualche parte in tasca. Mio Dio, epopea. Una popea. Gentilmente, possiamo vedere? Non riconosce il tasto. Mi dice di prendere, andare a metro A, prendere la metro. Allora vediamo un attimo. Camminare verso Vittorio Emanuele, poi viaggio fino a Flaminio e aspettare il 2 per andare verso via Guido Reni, che lo prendo da Apollodoro. Per questo è tutto. Goodbye. Carina, no? No. Comunque siamo a Piazza del Popolo. Quello è l'autobus che dobbiamo prendere, il trenino che dobbiamo prendere. E il 2 ci porterà verso, come si chiama? Al Parco della Musica e poi vediamo insieme. Scenderemo a Guido Reni. Vai! Apollodoro. Quindi mo ci abbiamo trovato altre persone. Oddio, mi sta venendo fame. Col lavoro che faccio sono abituato a mangiare. Verso le 11:30 mi viene certi crampi. Ad hoc. Eventi diversi dal Romix. Vabbè. Ora vediamo un attimo quanto costa il biglietto. Mamma mia. C'ho paura. Tanto andiamo in fondo a destra, hanno detto, no? Lo trovo a biglietteria. Scusi, per la biglietteria? Di qua. Ok, grazie mille. Perché Luca... C'è un fottio, che strano, un attimo lo faccio vedere. Andiamo a vedere quanto costa. C'è un po' di fila. I youtubers verranno sabato e domenica probabilmente, perché io penso che io vengo a fare un sopralluogo giovedì, decido poi se venire anche sabato e domenica, anche se un po' mi dispiace non incontrare alcuni youtubers. E niente, mo vi faccio vedere un po' come è strutturata, se è possibile, se riesco a trovare anche una mappa sarebbe carino, perché non mi dispiacerebbe per niente. Allora, let's eat a drink, hot dog e patatine fritte, sì, a costo loro dell'IVA, cioè oddio, che cosa ho detto? Un attimo che vediamo, un attimo, ho detto troppe parole. Ok, se non ho una mappa in mano non ci capisco un cazzo, quindi giriamo a casaccio. Entrate, troviamo il palco premium, area espositori, Regione Lazio, area convento, ristorante, eccetera eccetera. Ci facciamo un po' i cazzi dell'altri. I bagni, sempre entrando a sinistra. L'ultima cosa che troviamo, senza la stampa da quella parte. Questa era? Palco premium. Altri bagni,
Let's have a funnel, aria espositori, oh, sarà curioso. Andiamo un po' a farci... Cosa? Ah, perdonami. Oh mio Dio, che cazzo succede? Allora, abbiamo il Lego Wars. La Nintendo Switch, dopo qualche giorno dalla sua uscita. Io mi sa che invece faccio qualche giro, eh. Un attimo, togliamo se cascuccio e comincia a far caldo. Vabbè, Zelda, non te dico. Ti è sbem tutti i 10. Senti che casino. No, ragazzi, voglio giocare pure io. Ti è boom. Che gioco è? Imaginators. Boh? Overwatch? Ah, lo sai che so qualche giorno non mi ricordo come si chiamava. Ed Xbox. Andiamo un attimo sulla sinistra. Mi sembra che... non so cosa ci sia dall'altra parte. A Call of Duty, Honor, For Honor, Battlefield. Ah, oh, Ghost Recon, ci vorrei giocare a Ghost Recon. Fammi capire un attimo. E vabbè, Horizon cioè ce l'ho, però non sono ancora nessuno. Che cazzo avranno detto? Tanta ignoranza. Nightmares, Tekken 7, Tekken 7. De Cristo. Io più tardi che gioco, mi dispiace solo non registrarlo. Ah, abbiamo anche Horizon. Sono ancora i tutorial. Cristo. Io quasi quasi spoiler il finale. Aspetto adesso. In alcuni posti la PS4 Pro con la console, vabbè, con il visore a quanto parte non si può registrare, quindi ho dovuto un attimo stoppare il video perché l'avevo notato più tardi. Intanto andiamo a vedere un attimo che c'è a Let's Drink. Io mo c'ho il terrore di vedere il coso dove non si può registrare. Vabbè, qui non sapevamo niente. Senti che odore fa? Del cibo volevo dire. Andiamo a un altro espositore, va? Abbiamo visto qualcosa. Oh, c'è lo stemma di Alice nel paese delle meraviglie, qualcosa del genere. Le avventure di Alice. Non andare nel buco del... oddio, del coniglio. Sempre se si dice così, eh? Guidoreno District. Un po' desolato stamattina a quest'ora, eh? Sarà mezzogiorno. Eccolo, questa da scuola. Ouch, let's discover. Probabilmente area di scoperta delle professioni videogame. Che si trova girando a sinistra, da dove stavamo prima, poi a destra, eccetera, eccetera. Chissà se posso entrare con la videocamera. Troppe domande. Mi sa che mi tocca sta zitto. Io faccio un po' di curiosità. Gli sviluppatori dei giochi, quindi ho passato un po' di tempo, mentre adesso sto nello stand di Ride 2, Republic of Gamers, Joint Republic e vabbè altri, la PlayStation Plus che non mi permette di fare niente. Così quasi devo fare l'abbonamento da PlayStation Plus, lascia sta. Chissà se vendono anche giochi in qui. Madonna, che fighi sti computer della madosca. Direi che sta rosica è di poco, diciamo, attendiamoci. Probabilmente c'è il torneo dal lato destro a League of Legends e poi For Honor e un'altra cosa, non mi ricordo chi. Acciù. Cristo, sto sole spacca oggi. Però è giovedì è vuoto.
giovedì, se poi trova qualcosa la trovi, ti informi meglio. Diciamo che se ci vieni in questi giorni è per fare un sopralluogo sul posto, perché mo' vedete come sono le 4 del pomeriggio, però io penso di aver registrato quasi tutto, mi manca ancora il lato dall'altra parte. Non è male, non è male, ma io cerco chi vende giochi. Io cerco chi vende giochi, voglio vedere se poi riesco a trovare un gioco a basso prezzo e se riesco a farvi venire un'idea del costo dei giochi, se ci stanno offerte, qualcosa del genere. T e braccialetto, quindi non perdetevelo assolutamente per tutto l'oro del mondo. E adesso siamo entrati a Let's Code. Cioè, entrati, stiamo vedendo Let's Inside e Let's Buy. Io voglio entrare là dentro, raga, facciamo un salto, entriamo là dentro. Poco, c'è poco da dire. Ci famo un po' cazzi degli altri. Giusto così, Andiamo un attimo. Cristo, io qua ci spendo qualcosa. Andiamo un attimo, vabbè, i giochi per l'Xbox. Devo vedere se trovo qualcosa per la PS4 a un prezzo che posso permettermi, diciamo. Quella però che ci interessa. Vabbè, abbiamo gli stand dell'Euronix. Dall'altra parte Postpay, mettiamo in video il gioco. Io vorrei vedere se cioè qui ci dovrebbero buttare la connessione delle fast web, perché così potrei urlargli contro. Ce l'ho a morte con loro a quanto pare. Praticamente l'Euronix sta distribuendo dei volantini che puoi prendere quanti te ne pare. E che te devo dire? I giochi, se lo presenti prima dell'uscita, puoi ordinare il gioco a 39,90 anziché dei 69,90. Poco vi dico che io ne avrò presi una cinquantina, e come minimo, raga, stiamo ad aprile, non fatevi un paio di conti. Quasi quasi ci ripasso e ne prendo altri. Se semmai, mo mi rivendo a 10 euro. I cosi con i tizi dell'Euronix che facevano nel Nintendo Switch, purtroppo non ho potuto riprendere niente, I'm sorry. E mi sono preso un gioco, sì lo so, non lo porterò mai, contate, perché è GTA 5. Sì, lo so quello che state dicendo. Dato che i giochi costano 39,90€, ti sei andato a prendere il GTA 5. Sì, ma dato che è un gioco che vendono ancora a 70€, ho detto, dato che mia sorella non me lo presterà mai, vabbè, penso di ritornarci dopo, mo vediamo. Ho fatto una piccola domanda e poi parole, sì, possiamo uscire, entrare come vogliamo. Ma adesso vado un po' in giro a vedere, andiamo nella zona. Tanto mi sembra che ci dice ci vogliono 24 minuti. Vediamo. Oh, ci vengono anche le scuole? Non lo sapevo. Tutto il let's play. Cosa io vi consiglierei? Vi consiglierei di andarci veramente muniti. Mo vi spiego anche il perché. Il biglietto costa 14€, ok? Se comprate un gioco solo non ha senso. Ma se ci andate veramente con i soldi da nababbo, è una svolta. Per dirvi, Horizon, che costa 70€, lo vendevano a 40. A 39,99. GTA 5, che sta ancora dall'Euronix, a 74€ addirittura, io l'ho preso a 30€, cioè una cosa sciallissima. Quindi vi consiglio, se riesco a montarlo vi faccio uscire il video direttamente questa sera. E a chi è interessato, gli youtuber invece si stanno sabato e domenica come sempre. Va bene, spero di esservi stati utili, noi ci vediamo per il prossimo video e io intanto me ne ritorno a casa. Bye!